Ciao bimbi, benvenuti! Oggi voglio spiegarvi come possiamo costruire a casa un piccolo abaco. Ve lo faccio vedere. Eccolo qua, questo sarà l'abaco che vi insegnerò a costruire utilizzando materiali poveri che sicuramente tutti quanti abbiamo in casa. Allora, andiamo a vedere che cosa ci serve. Per costruire un abaco vi servirà una scatolina di recupero. La scatolina può essere della forma che preferite, in realtà vogliamo appunto utilizzare materiali di recupero, quindi in base a quello che voi avete trovate in casa va benissimo, ok? Non state a comprare nulla apposta. Quindi se la scatolina è fatta così piuttosto che un po' più bassa o un po' più grande, non c'è problema, va bene? Quindi una scatolina di recupero che possibilmente si possa dipingere, qualora fosse ricca di decorazioni e scritte, potete pensare di rivestirla con della carta e colorare poi sopra al foglio, ok? Poi ci serviranno tre stuzzicadenti da quelli lunghi da spiedini, va bene? In alternativa, se non doveste avere gli stuzzicadenti, potreste utilizzare del fil di ferro, chiedendo a mamma e papà se ne hanno in casa, di quello bello rigido, oppure potreste utilizzare delle cannucce, che magari queste sono un po' più comuni e le abbiamo tutti. Quindi appunto ho gli stuzzicadenti, ho le cannucce, ho il fil di ferro, oppure se trovate altre soluzioni o materiali che avete in casa va benissimo. Infine, per fare le palline che andiamo a mettere sulle aste del nostro abaco, possiamo utilizzare anche qui materiali diversi. Io ho utilizzato della pastina, quella per la minestrina, ok? Questo tipo qua, mi sembra si chiamino di taloni, qualcosa del genere. E questa va molto bene perché si infila bene all'interno del mio stuzzicadente, ok? Ma volendo voi potreste anche utilizzare le penne, ok? Come formato di pasta, oppure qualcosa di un po' più grande, forse esiste anche questo tipo di pasta leggermente più grande, meglio ancora, ok? Anche qui non state a comprare nulla, utilizzate ciò che avete in casa, va bene? Quindi anche se avete tipi di pasta diversi, non importa. Altro suggerimento che vi voglio dare, se preferite, potete pensare di creare le palline facendo la pasta di sale. Quindi in quel caso dovete cercare la ricetta per fare la pasta di sale, creare delle palline che siano tutte della stessa grandezza e ricordarvi di fare un buco all'interno della pallina prima di farla asciugare e di cuocerla, ok? Perché poi se volete utilizzare le palline di pasta di sale devono entrare all'interno del supporto che avete deciso di utilizzare. Quindi anche qui lascio libera scelta in base alle possibilità, disponibilità di materiali che avete in casa e anche di tempo, ovviamente. Se voi prendete la pasta è chiaro che il tempo di realizzazione dell'abaco è un pochino più rapido, ok? Perché il materiale è già pronto. Se invece volete fare la pasta di sale dovete pensare di aggiungere il tempo di elaborazione della pasta di sale, creazione delle palline e così via. Andiamo adesso a vedere di quanta pasta abbiamo bisogno. Allora, l'abaco è costituito da tre aste. Su ogni asta noi sappiamo che ci stanno solo 9 palline. Quindi sicuramente faremo 9 palline, 9 pastine blu, 9 rosse e 9 verdi. Poi vi chiederei di farne una in più blu e una in più rossa. Quindi, riassumo, dovete prendere 10 paste per fare le unità, 10 paste per fare le decine e 9 paste per fare le centinaia, ok? Poi, oltre a questi materiali, avrete bisogno di un pennello e delle tempere, va bene? Le tempere ovviamente saranno rossa per le decine,
blu per le unità e verde per le centinaia. Quindi una volta che avete preso tutto il materiale potete procedere e vi dico come. Bene, la prima cosa con cui procediamo è la pittura degli stecchini. Quindi prendete i 3 stecchini, vi consiglio di piantarli all'interno di una palla di polistirolo piuttosto che un pezzo di spugna, quella per i fiori, piuttosto che una palla di carta stagnola, in modo tale che gli stecchini stiano dritti e voi riusciate a dipingerli facilmente. Ecco qua, ora abbiamo i nostri 3 stecchini dipinti di blu, rosso e verde. Adesso possiamo dipingere la pasta. Quindi anche qua andiamo a creare un primo gruppo di 10 palline e andremo a colorare di blu. Eccole qua, abbiamo colorato le nostre paste di blu, le abbiamo lasciate asciugare e adesso le possiamo mettere da parte. Andiamo di nuovo a prendere 10 pastine e le coloreremo con il rosso. Una volta asciutte avrete ottenuto questo, 10 pastine colorate di rosso. Attenzione che può essere che si incollino un po' l'una all'altra, ma non vi preoccupate, riuscirete sicuramente a toglierle, va bene? Ora prendiamo 9 pastine e le coloriamo di verde. Eccole qua, le abbiamo colorate di verde e le abbiamo lasciate asciugare. Prendiamo la nostra scatola. La nostra scatola va divisa nella parte anteriore in 3 rettangoli, ok? Uno sarà per le centinaia, uno per le decine e l'altro per le unità. E lo stesso faremo sopra, ok? Una volta che avete diviso in modo uguale queste due parti della scatola in 3 fasce, potete colorarle, ok? Le colorerete partendo dalle unità, decine e centinaia. Ottenete quindi questo lavoro qua, ossia la fascia delle unità, vedete davanti dove ho scritto la U una volta che si è asciugato, e sopra le decine di rosso, le centinaia di verde. Una volta che avete colorato e che le vostre fasce si sono asciugate, dovete praticare dei fori nella parte alta della scatola. Fatevi aiutare da mamma e papà per questo, ok? E una volta praticati i fori, andiamo a inserire gli stuzzicadenti. Quindi lo stuzzicadente verde delle centinaia, quello rosso delle decine e infine quello blu delle unità. Poi vi suggerisco di mettere su ogni asta dell'abaco 9 palline. Potete così rendervi conto che se gli stuzzicadenti sono troppo lunghi potete tagliarli. Io vi consiglio di tagliarli da sotto, ok? Mi raccomando, così anche se rimangono un po' più storti, sono all'interno della scatola e non si vedono, e sopra rimangono tutti belli, ok? Quindi vi consiglio proprio di tagliarli, magari aprendo anche la scatola. Io in realtà ho fatto così, ho aperto la scatola e ho tagliato il pezzo, così sono riuscita a farli anche tutti abbastanza uguali. Anche per fare questo, mi raccomando, chiedete aiuto a mamma o a papà, perché gli stuzzicadenti sono molto duri, ok? Bene, una volta inserite le aste, possiamo procedere con il ragionamento delle palline. Vi suggerisco poi di andare a prendere ogni gruppo di palline create, ad esempio quelle blu. Su ogni pallina blu andrete a scrivere il valore, quindi le palline blu quanto valgono, sono le unità, quindi valgono 1. Ogni pallina vale 1 e io su ogni pastina ho scritto il numero 1, va bene? Su tutte e 10 le pastine.
Poi ho preso le decine e quanto vale ogni pallina rossa? Non vale più 1, ma vale 10. Quindi io su ogni pallina rossa ho scritto il numero 10, va bene? La stessa cosa vale per le palline verdi, che non valgono né 1 né 10, ma ogni pallina verde vale 100. E io sono andata a scrivere su ogni pallina il numero 100, ok? Quale ragionamento dobbiamo fare noi? Prendiamo il nostro abaco, mettiamo sull'abaco il numero 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se aggiungessi 1, avrei quante palline? 9 più 1 fa ovviamente 10. Questo significa che posso raggruppare queste 10 palline e sostituirle con una pallina rossa, perché l'abbiamo scritto. 10 unità valgono una pallina rossa, una decina, ok? Quindi vado a sostituire, se voglio mettere sull'abaco il numero 10, come già abbiamo fatto tante volte, ho 9 sull'asta delle unità, aggiungo 1 che fa 10. Ma allora 10 palline blu io le posso sostituire, cambiare, con una pallina rossa, ok? Così, io ho messo il numero 10, c'è anche scritto. Ora, se voglio rappresentare sull'abaco il numero 20, 30, dovrò mettere quante palline rosse? 3, ok? Perché? Perché ogni pallina rossa vale 10, quindi io dovrò contare non come 1, 2, 3 come facciamo per le unità, ma dobbiamo contare di 10 in 10 sull'asta delle decine, ok? Quindi conteremo 10, 20, 30, ok? Anche sull'asta delle decine ci stanno come massimo 9 palline. Palline. Se aggiungo una pallina, contiamo un po' di 10 in 10 a che numero arriviamo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vuol dire che 10 decine, 10 palline rosse formano il numero 100. Quindi vuol dire che vado a sostituire 10 palline rosse che ho appena tolto dall'asta delle decine con una pallina verde, va bene? Le palline verdi hanno anche loro un valore a sé, non valgono né 1 né 10, ma bensì 100. Quindi io andrò ad aggiungere altre palline verdi e conterò di 100 in 100. Quindi 100 più 100 fa 200, più un altro 100, 300, più un altro 100, 400, più 100, 500, più 100, 600, più 100, 700, più 100, 800, più 100, 900 e ci fermiamo qua, ok? Questo che abbiamo sull'abaco è il numero 900. Abbiamo 9 palline verdi che valgono 100 l'una. Vediamo adesso come possiamo utilizzare il nostro abaco. Potreste prendere un foglio e fare tanti cartellini. Su ogni cartellino potete scrivere
dei numeri che vi possono volendo dettare i vostri genitori. Ad esempio 242, ok? Quando avrete un po' di foglietti con i numeri scritti così, li mischiate, li mettete a testa in giù e man mano li girate. Quando li girate, che cosa dovete fare? Per prima cosa provare a leggere il numero 242 e poi lo andate a posizionare sull'abaco. Quindi andrete a scomporlo. Da quante centinaia, decine unità è formato il nostro numero 242? Da due centinaia, e ne mettete quindi due palline sull'asta delle centinaia, quattro decine, 1, 2, 3 e 4 decine, e da quante unità? 2, quindi 2 palline blu. Così abbiamo messo sull'abaco il numero 242. Possiamo anche creare un altro gioco, ossia andate sempre a formare dei foglietti, dei cartellini da un vostro foglio bianco che avete in casa e chiedete ai vostri genitori di dettarvi i numeri, questa volta scomposti, e voi li scrivete. Poi, una volta che avete creato una decina di foglietti, li mischiate e li mettete a testa in giù, ok? Poi, man mano, ne girate uno alla volta. Ad esempio, su questo foglietto ho scritto 1 centinaio, 3 decine, 1 unità. Cosa dobbiamo fare? Andare a posizionare i numeri sull'abaco e alla fine andare a capire di che numero si tratta. Quindi andiamo a comporre questa volta il numero. 1 centinaio, una pallina verde, 3 decine, 3 palline rosse, 1 unità. Che numero abbiamo rappresentato sull'abaco? Il numero 131, ok? 100 più 30 più 1, 131. Ovviamente è importante all'inizio che magari i vostri genitori vi diano un riscontro e vi aiutino a capire se avete fatto giusto o sbagliato. Quindi è importante giocare comunque sempre con qualcun altro, ok? O i genitori, o i cugini, o un fratello più grande, che sappiano darvi il riscontro e soprattutto dirvi se è giusto o meno quello che avete rappresentato sull'abaco. E allora non mi resta che augurarvi un buon divertimento, imparate divertendovi con l'abaco e noi ci vediamo presto. Ciao bimbi!